Buonasera, buonasera a tutti. Io non lo so se questa diretta funziona. Comunque, stasera torta tricolore, diciamo si fa per dire, perché ho trovato solamente questi colori qua che sono il blu, il giallo e il rosso. Comunque, diamo inizio alla preparazione della torta. Allora, prima fase, farina. Ah, assistente, vammi a prendere la bilancia che sta di là. Un minuto. Io non lo so, ma sto in diretta. Sì, dovrei essere nella diretta. Forse questo. No. È successo? Ah, eccomi qua, bilancia con piattino, eccola qua, è la bilancia vintage per pesare gli ingredienti. Benissimo, allora qua c'è il ciotolone, pronti per la preparazione della torta. Buonasera innanzitutto a tutti. Ah, un minuto, non mica posso prendere tutti gli ingredienti così, bisogna utilizzare la mucchina, ecco qua. Ah, igienizziamo, igienizziamo, così si dovrebbe dire, le mani. Ah, pulite e sistemate. Allora, benissimo. Sì, caro Luigi, sì, preparo qualcosa con le uova, lo preparo, perché nella torta ci stanno le uova, caro Luigi. Io ti vedo, ti leggo, anzi, non ti vedo. Allora, abbiamo 300 grammi di farina. Pesiamo la farina sulla bilancina. Aspettate, ve la faccio vedere, perché se no, ecco qua, questa non è. Ecco qua, la bilancina. 300 grammi di farina, allora sono 300 grammi di farina. Quindi prima fase farina, eccola qua, fresca fresca, oh, voilà. Seconda fase per te, caro Luigi, le uova, eccole qua, ah. Benissimo. Benissimo, allora bisogna prendere 4 uova. Perfetto. Tieti. E due. Tieti. E tre. Le mani sono igienizzate, ragazzi. Non vi preoccupate. Vabbè, ma tanto comunque. Siamo a posto qua. E 4 uova, perfetto. Quindi abbiamo messo 300 grammi di farina e 4 uova. Ma una torta si deve fare con lo zucchero. Si deve aggiungere pure lo zucchero, cari signori. Ben 200 grammi di zucchero. E andiamo a pesare. E uno. E due. E tre. E 4 e 5 e 6 e qua ne arriva a 200. Ecco, ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Ecco qua. Uè, Max, ci stai pure tu, un bacio carissimo. E vai che mettiamo anche i 200 grammi di zucchero. A questo punto, dopo lo zucchero, che ci bisogna mettere per fare l'impasto? Il burro, cari signori. Ed eccolo qua. Benissimo, il sale dopo lo mettiamo, caro. Nella torta il sale. Luigi, ma che mi stai dicendo? Ci sta puraniando, che ci sta guardando. Facciamo una bella torta, cari signori. Assistente, mi serve un coltello. Forza, scattare! Perché il grande cuoco ha bisogno sempre di un assistente. Arriva questo coltello. Assistente, qua la gente vuole vedere. Perfetto, eccolo qua, il burro.
Benissimo. Ma dopo viene il bello, perché bisognerà mantecare il tutto. E quindi abbiamo messo anche il burro. Questa è una torta che doveva essere tricolore, come ho detto prima, però purtroppo non ho trovato, come dire, i colori adatti. A questo punto abbiamo messo anche il burro. Ah, la bustina di vaniglia, eccola qua, perfetto. Mamma mia, a occhio. Carluigi, il burro si pesa a occhio, boh, non esageriamo. Ecco qua, perfetto. La bustina di vaniglia è stata messa. Dopo la vaniglia, il latte. Il latte, il latte. Fonte. Il latte l'ho pesato. Eccolo qua, e mettiamoci pure il latte. Mamma mia, che pastocchi, ragazzi, questo sarà un dolce fantastico. Ah, e poi ci vuole la fecola di patata. La fecola di patata. Noi utilizziamo lo stesso cucchiaio, non fa nulla. Allora, come fecola di patata, 100 grammi di fecola di patata. Allora, uno. Il pan degli angeli, sì. Un attimo, arriva. Sono 50. E sono un'altra antichietta. Benissimo, siamo arrivati a 100. Un minuto il lievito. Fammi mettere proprio la fecola di patata. Luigi, ma tu sei fratello. Ecco qua. Si mette anche questo. A questo punto, eccolo qua. Tiè. Eccolo qua. Il lievito, quello che volevi. Sempre pan degli angeli. Apriamo la bustina di lievito. E la mescitiamo. Ah, si mette la fecola di patata per fare la torta. Benissimo, a questo punto, signori, incomincia la fase più bella. Le mani le abbiamo pulite, pronti per il mistuglio. Ecco qua, assistente, ma noi ci abbiamo qualcosa per pulire le mani? Vabbè, allora, eccoci qua. E ora incomincia la preparazione della torta. Questa è una torta veramente buona. Guardate, guardate. Oh, ecco qua, non si fa pubblicità, non si fa fecola di patate, lievito, non si dice niente, niente. Non ci sono ditte, non ci sono ditte. E intanto continuiamo a preparare questa splendida torta, che io poi andrò a infornare. Cioè, certo, è normale che dipenda dalla consistenza che vuoi dare. Certo, facciamo una super torta, non ti preoccupa. Io poi, una volta che l'avrò infornata, dentro al forno, poi ve la faccio vedere cotta, perché io mo ve la sto preparando. Poi dobbiamo preparare i diversi panelli con i diversi colori. Perché quella va fatta così. Mi sono spiegato. Uè, Francesco, carissimo Francesco, come stai? Uè, tutto a posto, ma dove stai? Cioè, certo che me la mangio, caro Luigi, è normale. Checco, come stai? Tutto a posto? Un bacio? Salutami a papà e a Pasqualone! Mi raccomando! Che state facendo? State sopra? Vabbè, poi quando venite al sud ci facciamo una bella chiacchierata! Maronna, come è triste là fuori! Allora, noi intanto continuiamo a mescitare. Ecco qua che sta incominciando ad avere la sua forma e la sua consistenza questa torta. Questi sono i consigli dello chef, cari ragazzi. Che cosa, Luigi, vero? Non ti ho capito, caro Luigi, non ti ho capito, che stai dicendo? Ecco qua, siamo quasi pronti per andare a dividere i tre panelli e poi
per aggiungere il colorante. E non ce l'ho il limone, mi sono dimenticata, caro Luigi, mi sono dimenticata. Stiamo facendo un attimo ammorbidire, un attimo, ah brava, si sente, che portate, la cosa per pulire le mani, però un altro pochettino, la dobbiamo un attimino mantecare un pochettino in più. Intanto sta incominciando a prendere forma, questa tortina, la torta colorata, che noi potremmo anche chiamare, come dire, il liquore, la potremmo anche chiamare torta Arlecchino, è vero, è perché siamo nel periodo di carnevale, e chi la fa strada, sembriamo tutti vestiti da carnevale, guanti, mascherine, niente di meno, ho vista uno per la strada, no, che teneva, Francesca Modio, uè Francesca, un saluto, il liquore no, non si mette il liquore nella torta, fa male, allora stavo dicendo, niente di meno, oggi pomeriggio sono uscito, no, tenevo l'autocertificazione, ovvio, perché ormai non si esce senza autocertificazione, tenevi i miei guanti, a un certo punto ho visto, fatti di prima, no, fatti di carnevale, e niente di meno, guanti, mascherine, sembrava sempre di stare a carnevale, ed ecco che questa torta, invece di chiamarla torta tricolore, la chiamiamo torta Arlecchino, la torta carnevale. E non siamo in quaresima, sì, e ve la farò mangiare questa torta, sì. Allora, eccoci qua, quasi pronti per aggiungere, le mani sono pulite, le ho igienizzate, non vi preoccupate, non vi preoccupate che le ho igienizzate. Allora, assistente, mo ci dobbiamo pulire un pochettino le mani, perché poi dobbiamo dividere questi panelli. Vabbè, poi dopo lo strofinaccio lo laviamo, Allora, assistente, passa lo strofinaccio. Mamma mia, che pastocchia! Vabbè, poi dopo... Uè, c'è stato uno Fulviuccio! Uè, animale, come stai? Sì, sto facendo la torta Arlecchino. Ecco qua, sanificate. No, va bene, perché quello poi non è troppo liquido, Luigi. Allora, a questo punto facciamo i tre pannelli. Uno sta qua e uno sta qua. Allora, versiamo. Animale, tu sei un animale e tu sai con chi sto parlando. Caro Fulvio. Ecco qua, e quindi abbiamo creato i tre ingredienti. Uè, Sergio, come stai? Tutto a posto? Dove stai? Assistente, lo strofinaccio. Tutto a posto, Sergio? Che, come stai? Tutto bene? Animale, bestia, continua a scrivere. Scrivi qualche altra cosa, sì. Allora, noi abbiamo, ora, mettiamo la prima... Mettiamo la prima fialetta, se la riesco ad aprire, ragazzi, se la riesco ad aprire, ok, non si apre sta cosa. Ecco qua, via, e qua ci mettiamo il blè, signori, ecco qua, prima situazione, fialetta blè, poi qui ci mettiamo ci mettiamo quella lì gialla, ragazzi. Sergio, sì, a me tutto bene, a te? E che mi fa, stiamo chiusi in da casa, ma spare a cagà, ci siamo messi a fare i cuochi. Ecco qua, i denti, sì. Li perderò, caro Fulvio. E questa invece è quella lì, rossa. Eccoci qua, Mo mischiamo i denti. L'hai detto, Fulvio. Uno vuol s'ngapa. Spacca.
Ecco qua, signori, frusta! E qui diventerà magicamente azzurro. Guardate, guardate. Azzurro. Guardate, guardate, che meraviglia! Eccoci qua. E quindi qui abbiamo il ruoto, signori. Il ruoto. E quindi il primo strato lo faremo di colore azzurro. Eccoci qua, eh? Benissimo, benissimo. Il tuo Napoli ha vinto lo scudetto, perché non lo sai, Fulvio Santa Croce? Abbiamo vinto, abbiamo vinto. E questo è uno. Via, assistente? Benissimo, benissimo. E questo è lo strato azzurro. Poi ci mettiamo quello lì giallo. Perfetto. Perfetto. Hai ragione, hai ragione. Dovrebbe essere, ecco qua, e questo è quello lì giallo. Poi farò sapere se caro Luigi, se si attacca. Ma io penso di no, perché dovrebbe essere un ruoto antiaderente. Ed infine, signori, il rosso. Il rosso è il colpo finale. Ecco qua, ecco qua. Perfetto. Tutto pronto e tutto organizzato. Uè, Salvatore Iovene, come stai? Niente meno, ci amma sentì e ci amma guarda ca direct. Tutto basto, un bacio, caro Salvatore. Eccoci qua. La torta Arlecchino è pronta per essere infornata. Assistente, vai caro, vai. Benissimo, una piccola mescitata e la torta Arlecchino è pronta. Eccoci, eccola qua, signori, ve la voglio far vedere. Guardate, guardate, eh? Guardate che opera d'arte. E questa è la lezione di lo chef Paolo con la torta Arlecchino. E con la preparazione di questa torta Arlecchino io vi saluto tutti e vi ringrazio tutti per aver partecipato alla preparazione di questa torta. Vi farò poi sapere quale sarà il risultato. Un bacio circolare a tutti quanti, buona serata, buona quarantena, stammaci tutto quanto a casa, non nascimmo perché è pericoloso, e se usciamo indossiamo guanti e mascherine e igienizziamo le mani, mi raccomando, e capito? Ciao Salvatore, ciao, ciao a tutti ragazzi, buona serata.